Buongiorno a tutti, sono Davide Dornetti di Agricoltura Innovativa e oggi vi voglio parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ovvero quello delle donne in agricoltura. Un settore, il nostro, nel quale una volta era quasi impensabile vedere una donna operativa, ma in questo settore, come in tanti altri, le cose oggi stanno decisamente cambiando. Basta pensare a quando qualcuno di noi ha frequentato l'agraria. E quando l'ho fatta io 15 anni fa, 20 anni fa, quante poche donne avevamo in classe e come anche adesso, anche nell'istruzione, a livello di numeri, quanto sta cambiando appunto il nostro settore. Io conosco bene il potenziale delle donne in agricoltura perché innanzitutto ho avuto una madre che ha sempre gestito l'azienda, quella che era l'azienda della sua famiglia. Aiutata, ovviamente spronata da mio papà che ha sempre coadiuvato nelle scelte più importanti e che l'ha sempre spronata, ma che ha sempre visto comunque una donna protagonista nella nostra famiglia e nella nostra impresa aziendale. Inoltre, anche la mia compagna, nonché madre di mio figlio Gregorio, è direttamente impegnata nella gestione della sua azienda agricola come imprenditrice e tutti i giorni è orientata e concentrata a sviluppare appunto la propria azienda. D'altronde si sa, come dice il detto, dietro un grande uomo c'è una donna. Di solito è ferma 3 o 4 negozi prima a guardare una vetrina di scarpe. Sto scherzando, ovviamente. Ma vediamo due numeri legati a questo vero e proprio fenomeno, in agricoltura, delle quote rose in agricoltura. Nel 2016 il 21,5% circa delle imprese nazionali, in tutti i settori era gestito da donne. Questa quota sale al 28,7% se si guarda al nostro settore. Quindi questo ci fa capire che in realtà, contrariamente a quello che molti pensano, non è affatto vero che l'agricoltura è un settore precluso alle quote rosa, precluso alle donne, e anzi superiore il loro contributo rispetto alla media nazionale. Nel caso appunto del nostro settore, nell'ultimo trentennio, il numero di donne imprenditrici direttamente coinvolte nella gestione di un'azienda agricola è diminuito con il numero inevitabilmente in diminuzione delle aziende agricole totali, ma mentre negli ultimi 4-5 anni le aziende gestite da uomini è in continua diminuzione, per quanto riguarda le aziende gestite da donne c'è stata un'inversione di trend, fermando questa diminuzione e avendo anche un leggero aumento negli ultimi 2 anni. Ma dove sono impiegate le donne nel nostro settore? Beh, ovviamente fanno di tutto. Ci sono donne che gestiscono allevamenti di bestiame, coltivazioni, ortaggi, vigneti, tantissime, e anche che producono formaggi. Inoltre, non è ultimamente raro trovarle alla guida dell'ultimo John Deere arrivato in azienda. Arriverà il giorno in cui una donna fischiando mi dirà: "Uè, scendi da quel trattore che te la faccio io la manovra col dumper". Io a questo sono pronto. Voi, tornando a noi, ci sono anche altri settori importanti dove probabilmente le qualità femminili vengono maggiormente messe in risalto e sono spesso legate a realtà anche collaterali all'agricoltura, come ad esempio gli agriturismi, la gestione dei servizi, le fattorie didattiche, i farmer market, la pet therapy, e addirittura ci sono donne fantasiose che si sono anche inventate dei veri e propri business alternativi, come ad esempio mi viene in mente una persona che conosco che ha fatto un agrinido. Io credo che in ultima analisi le donne abbiano portato in agricoltura una visione più ampia e anche forse più affascinante, perché fino a 15-20 anni fa, quando io stavo studiando, mi ero appena laureato, quasi fare l'agricoltore voleva dire essere, non dico discriminato perché non lo è mai stato, però uno diceva poverino, quello lì fa il contadino. In realtà oggi la figura dell'agricoltore anche a livello mediatico è veramente tornata ad essere una figura molto affascinante e avere quel prestigio che realmente si merita.
Oggi come oggi, i miei amici che lavorano nelle banche d'affari a Milano, quando mi trovo una serata a cena e dico: tu cosa fai? Faccio l'agricoltore, dico: ah, che bello fare l'agricoltore, cosa che assolutamente non sarebbe successa fino a 20-30 anni fa. Inutile ribadire l'ovvio, in conclusione le donne sanno fare come e meglio di noi qualsiasi lavoro. D'altronde, come diceva Carrie in Sex and the City, l'uomo avrà anche scoperto il fuoco, ma la donna ha scoperto come giocarci. Ciao, buon lavoro a tutti!